Finalmente primavera! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te ad un nuovo appuntamento di Spazio Sostenibile in collaborazione con Raffaello Libri, lo spazio pensato per celebrare i giorni più importanti dell'anno. Oggi celebriamo l'arrivo della primavera e la celebriamo in un modo davvero bello. Facciamo sbocciare una cornice per uno specchio che racchiuda la nostra immagine sempre in un'atmosfera primaverile. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere lo specchio di primavera come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro specchio di primavera. E allora, forbici o forbicine, quello con cui vi viene meglio ritagliare. Plastica, bottiglie di plastica, un tre verdi e una arancione per fare il centrale dei fiori. Ne ho anche una bianca del latte per fare dei fiorellini bianchi. E poi come abbellimento un insettino in legno, una farfallina. Io ho trovato una coccinella. Del panno Lench verde, se non avete il panno Lench potete usare la carta velluto, se non avete la carta velluto potete usare la stoffa, se non avete la stoffa potete usare della velina. Io lo uso verde, ma voi potete usarlo di qualunque colore voi desideriate, quindi su questo molto liberi. Ci occorrerà anche qualcosa per tracciare una circonferenza e una matita. E poi ci occorrerà o della colla aceto vinilica, che è quella che vi consiglio di usare, ma voi mi vedrete utilizzare, per una questione di tempi, la colla a caldo. Se usate la colla a caldo fate molta attenzione a non bruciarvi e siccome bisogna usarne parecchia, io vi consiglio una colla aceto vinilica che attacca abbastanza velocemente, ma non mette a rischio le vostre manine. E ci occorrerà anche un cordoncino giallo o di qualunque colore vi piaccia, un pezzo di cartoncino anche usato da riciclo e poi il nostro specchio, perché so che vi sarete chiesti: ma dove lo prendo lo specchio? Ma noi donne, quanti di questi ogni anno buttiamo via? Recuperiamo almeno la parte dello specchietto, separiamo quindi il fondo dalla parte superiore. Prendiamo quindi il nostro cartoncino, vi ricordate? E tracciamo su di esso una bella circonferenza da una parte e dall'altra. La circonferenza potete deciderla voi: quanto più grande vorrete lo specchietto, tanto più grande traccerete la vostra circonferenza. E adesso ritagliamo il nostro cerchietto. Ora tracciamo la nostra circonferenza anche sul panno Lench. Ne faccio una giusta giusta, vedete? Proprio precisa precisa sull'angolo della stoffa, così. E un'altra invece non faccio proprio la circonferenza, ma taglio un rettangolo, appiccico il mio cartoncino al centro di questo rettangolo. Voi quindi usate l'altra colla. Dopodiché faccio dei taglietti. Sporco il cartoncino e tiro su pezzetto dopo pezzetto tutto il panno Lench. Punto di colla su tutto e attacchiamo il tondo di panno Lench. Voilà! E pressiamo bene in modo che si attacchi perfettamente. Prendiamo la rimanenza del nostro panno Lench, tagliamo una striscetta di circa 1 cm e creiamo anche l'anello per fare attaccare il nostro specchietto. Due puntini di colla e uno e due, mettiamo così, e adesso da questa parte costruiremo tutto il nostro specchietto.
Come prima cosa attacchiamo proprio al centro lo specchietto. Colla sul retro e poniamolo al centro. È il momento di prendere le bottiglie. Con un paio di forbicine che sono bene appuntite riusciamo a praticare un buco. Tagliamo e creiamo dei bei fogli di plastica liscia, guardate. Da questi fogli creiamo delle striscettine, così. Queste striscettine dividiamole in pezzettini di circa 3 cm e da ognuno di questi pezzettini creiamo una fogliolina, come questa. Facciamo tantissime foglioline. Quindi dal centro curvo verso il basso e poi lascio un po' dritto. Lascio un po' retta la base, così curvo verso l'alto e congiungo al centro. Voilà, fatele di diverse altezze per dare più movimento alla composizione. Ora ne faccio qualcuno bianco con la bottiglia del latte. Faccio un pochino più piccoli, do una forma un po' più tondeggiante e piccola, ma potete sbizzarrirvi con le forme e creare i fiori che più vi piacciono. E ora è il momento di fare il centrale dei fiori, che naturalmente faremo giallo. Per fare ciò facciamo tanti tondini. Bene, siamo pronti per assemblare. Voi utilizzate la colla attaccatutto, ci vorrà soltanto un po' di più per fare aderire le foglie, casomai aiutatevi con delle mollettine a tenerle ferme. Io invece vado piano piano a attaccare tutte le foglie. Comincio ad attaccare tutte le foglioline sul bordo, insinuandomi proprio sotto la cornicetta di feltro, e seleziono le foglie un po' più grosse. Non importa che abbiano tutte la stessa misura, anzi una variazione di misura darà più un movimento all'insieme. Cominciamo con il secondo giro, che attaccheremo proprio subito sotto al primo, e faremo in modo che le foglioline vadano ad insinuarsi proprio in mezzo alle precedenti. Tra le due dietro si insinuerà quella davanti, così, in modo da riempire il campo visivo. Continuo con il terzo giro. E anche qui pongo proprio la fogliolina a cavallo delle precedenti. Non è bellissimo? Tagliati tutti i nostri petali, mettiamoli da parte ed è il momento di prendere il cordoncino. Adesso prendiamo la misura del giro dello specchietto, mettiamo un giro di colla sul bordo dello specchietto. Messo il cordoncino, mettiamo da parte.
adesso creiamo tante margheritine bianche con il centrale giallo e creiamo tante di queste margheritine. Si fanno in maniera molto semplice, sporcando la punta del petalo e unendo il petalo successivo. Cinque petali, un punto di colla al centro e il puntino giallo. E adesso cominciamo a inserire i fiorellini qua e là tra le nostre foglie. E adesso, come ultima cosa, per camuffare qui la congiunzione del cordoncino, punto di colla e appiccichiamo la piccola coccinella. Voilà! E il nostro specchietto di primavera è bello e pronto. Certo che così sporco non specchia proprio nulla. Quindi adesso pulisco lo specchio, tolgo tutti i fili della colla che no, voi non avrete se avrete usato questa. Vi faccio le foto e ci rivediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Da oggi, ogni volta che ci specchieremo, sarà per noi sempre una primavera sostenibile. Vi do appuntamento al prossimo video di Spazio Sostenibile. Nel frattempo, rimani connesso con il mondo di Arte per Te su tutti i social, YouTube, Facebook, TikTok ed Instagram. E qui giù in info box troverai tutti i link relativi a Raffaello Scuola, in cui potrai rivedere questo contenuto e tantissimi altri contenuti didattici e formativi. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta e buono spazio sostenibile a tutti!